Adesso siamo al momento del Premio Zichichi, però molti di voi diranno che cos'è questo Premio Zichichi, perché Zichichi tutti conoscono un fisico giù di lì, ma il nostro Alvise è diverso. Quindi prima di presentare i vincitori e di proseguire la premiazione, invito il Presidente, che ringrazio anticipatamente, a un ricordo di Alvise e a raccontarci qualcosa in più sul Premio Zichichi. Buonasera a tutti, come ha detto Dolivio, desidero dire due parole sul Premio Zichichi e sulla figura di Alvise Zichichi. Il Premio Zichichi nasce nel 2004, la prima edizione si tiene a Prato. Viene organizzata dall'organizzatore di quel torneo che si occupò quindi anche del Premio Zichichi. Successivamente il premio ha coinciso sempre, quasi sempre, con la finale del campionato italiano. Un paio di volte siamo stati ospitati alla Regione Lombardia e negli ultimi due anni si è tenuto e si tiene qua a Torino. Il Premio Zichichi è nato per premiare il giornalista che ha scritto durante l'anno il miglior articolo scacchistico su un quotidiano. Poi un altro premio invece è relativo al giornalista che ha scritto sempre un articolo a tema scacchistico, però su una rivista non specializzata, quindi non su Torre Cavallo, insomma. Attualmente si invita a questo premio anche un editore, una casa editrice, per parlare di libri scacchistici, per parlare dei loro programmi, del futuro. In passato, fino a due edizioni fa, si premiava invece il libro pubblicato durante il corso dell'anno, c'era un premio per il miglior libro a tema scacchistico e con autore italiano e un premio anche per il libro scacchistico in assoluto, quindi anche con un autore straniero. Poi si è preferito invece questa soluzione, dar spazio alla casa editrice per parlare non solamente di un libro ma di tutto, quindi dei testi già pubblicati, del futuro e queste cose. Per quanto riguarda invece Alvise Zichichi, molti di voi sanno che è stato un grande maestro internazionale. È stato anche campione del mondo dei bancari. È stato un grande presidente della Federazione Scacchistica Italiana e forse non tutti sanno che Alvise Zichichi è stato anche un grande appassionato di cultura e soprattutto di libri a tema scacchistico. Io lo ricordo con affetto perché ad Alvise, per me, io devo molto ad Alvise, per me è stato come un padre scacchistico. Termino con un aneddoto. Un giorno ero a casa, mi suona il telefono, ero presidente del comitato regionale della Lombardia in quel periodo, alzo la cornetta del telefono che era Alvise e mi dice: Gian Pietro, io sono qua a Milano, sono in federazione, ci sono le elezioni e non faccio tempo a tornare a Roma per votare, quindi ti prego vai tu a votare per me e ti dico il partito per cui votare. Io lo ascolto, poi gli dico: ma Alvise, io posso anche votare per il tuo partito, però devo votare anche per il mio partito che è diverso dal tuo, e non è che a Gorgonzola mi permettono di fare due voti, il mio e il tuo. E lui scoppiò in una risata, la sua risata classica, e questa è la figura che io voglio ricordare di Alvise.
spensierato, un grande appassionato, però molto umano. Grazie. Grazie Presidente. Vorrei che Silvia Bertello ci raggiungesse, che è lei il capo ufficio stampa di questa manifestazione. Allora, metti i piedi. Allora, adesso procediamo alla premiazione del Premio Zichichi, come diceva il Presidente, un giornalista non di settore per quotidiani e un giornalista non di settore per periodici. Quest'anno, nona edizione, la giuria ha deciso di premiare un giornalista, come giornalista del quotidiano, e lo vediamo a venire qui, Giuseppe Sabbadini della Voce di Mantova, che dedica moltissimo spazio agli scacchi. Complimenti, adesso un attimo che non sei proprio vicino a lì, va bene. Molto spazio al nostro gioco, se andate a vedere, poi ve lo racconterà lui perché naturalmente è costretto a dire qualche parola, eccetera. L'altra persona che è stata premiata è appartiene a un settimanale, che insomma basta, come si suol dire, basta la parola. Il settimanale è La Settimana Enigmistica e abbiamo qui con noi Guido Iaffetta. Adesso invito il Presidente, Silvia, dai Presidente, che premia Giuseppe Sabbadini. Attenzione perché dovete posare per le foto, state pure vicini Guido e Silvia. Cominciamo con le prime foto, fai vedere. Ok, adesso Presidente, consegni la targa a, attenzione, a Guido Iaffetta. La Settimana Enigmistica, che spesso mette gli scacchi nelle spigolature, forse non tutti sanno che, eccetera, no? Allora abbiamo, ad esempio, recentemente ci sono stati i fratelli Brunello, poi ci sono stati molti altri, eccetera, quindi ogni tanto gli mandiamo la notiziola e con i loro tempi elefantiaci, se mi è permessa la parola, ma poi Guido ce la racconterà. Allora, posso passare la parola a Sabbadini per un saluto, non ringraziamenti, perché siamo noi che ringraziamo Sabbadini per il suo entusiasmo e per lo spazio che ci dedica. Raccontaci qualcosa della Voce di Mantova, se vuoi qualcosa di te, e prego. Grazie, buonasera a tutti. Complimenti ai grandi ragazzi che stanno portando avanti bene il nome dell'Italia a livello europeo e mondiale. Qualcuno di voi l'ho conosciuto a Mantova, è venuto a giocare in torneo internazionale Città di Mantova. Ecco, La Voce di Mantova è un piccolo quotidiano di provincia che tra poco anche sparirà la provincia di Mantova, come altre province purtroppo, e si occupa di sport a 360 gradi. Difatti il nostro sport si chiama La Voce dello Sport per Tutti, e tanto per dire, a lunedì noi mettiamo lo sport al centro del giornale ci sono 36 pagine che scriviamo in 4 persone, in 2 fotografi, tutti i risultati del sabato e della domenica non rivengono trovati, su internet non ci sono, qui arrivano ad averne il 20% e neppure sulle televisioni locali. Non ci fermiamo allo sport provinciale, ma anche parliamo di sport regionale e nazionale. Gli scacchi, la dama, dal 20 al 25 novembre, chi è appassionato di dama può venire a Mantova perché ci sarà il campionato italiano di dama a Mantova, sia l'assoluto sia il secondo e terzo gruppo, lo aspettiamo. Per quanto riguarda questo premio devo dire una cosa molto importante, è un premio che non guarda al nome, di solito i premi li prendono i giornalisti del Corriere della Sera, della Repubblica, del Giornale, no? Del Sole 24 Ore, qui è stato premiato un giornale piccolo, vuol dire che è un premio libero, grazie. Bene, ringraziamo Giuseppe Sabbadini. Allora, aspetta un attimo, finché non ha finito anche Guido, adesso Guido ha respirato. Guido, non so se avete notato, non l'avete notato, quindi ve lo faccio notare, ha un piedone perché recentemente recentemente ha subito un intervento, e quindi cosa sia la Settimana Enigmistica lo sappiamo bene, però raccontaci tu ciò che Presidente, dove sta? Va bene, lascia vicino, anche per variare l'inquadratura. Grazie. Al
di là del fatto che, come diceva ad Olivio, sulla settimana mettiamo molto volentieri notizie riguardanti il mondo degli scacchi, con le varie curiosità per i lettori, per i nostri lettori, per cui cose che magari per voi sono scontate, per molti lettori, sa, giocare contro un computer o giocare contro cose strane, insomma, fa sempre. Io sono particolarmente contento di aver vinto questo premio, non tanto per le notizie che pubblichiamo, perché io curo la rubrichetta da 30 anni e in questi 30 anni vi assicuro che ho avuto centinaia e centinaia di telefonate, se non migliaia addirittura, di lettori che vogliono sapere come si muovono i pezzi, lettori alle prime armi, ragazzini, ma perché avete scritto TB1? Ecco, allora io tutte le volte, con, non con pazienza, ma con impegno, con piacere, sto lì a spiegare cosa vuol dire T, cosa vuol dire B, perché B1, perché così, perché c'è il punto esclamativo, insomma, la vostra sintassi. Quindi mi tengo stretto questo premio, perché dopo 30 anni di piccolo catechismo sono orgoglioso di essere insieme a voi, per una volta tanto vedere anche noi i volti dei grandi campioni che, di cui conosco soltanto il nome o per le fotografie pubblicate dall'Italia Scacchissima. Grazie a tutti davvero. Allora, ancora un attimo, perché abbiamo una piccola sorpresa da parte del Cordale, che è anche il presidente della Società Scacchistica Torinese. Un piccolo omaggio, il libro sul centenario della scacchistica torinese e il libro fotografico delle Olimpiadi del 2006. Allora, ultime foto ai premiati. Basta, ci sono le mamme, le mogli, le figlie. Accomodatevi, grazie. Presidente, aspetta.